Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale di Umberto Miletto, un canale dedicato all'allenamento. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, non può che farmi piacere. Ogni giorno cerco di pubblicare qualche informazione utile per il vostro allenamento o per la vostra alimentazione. Oggi alcuni di voi mi hanno chiesto, da un po' che mi arrivavano queste domande in relazione all'Elevation Training Mask, ossia quella maschera che vedete utilizzata ogni tanto da qualche atleta, ogni tanto da qualche personaggio anche su YouTube che si allenano, e mi avete chiesto se serve o non serve a migliorare le qualità fisiche del nostro corpo. Ma allora, mi sono anche documentato, ma in realtà mi ero documentato un po' quando erano uscite queste maschere, no? Però parto dalla conclusione, così chi vuole poi può tagliare subito qua e siete a posto. Queste maschere non servono a una mazza, ok? Non servono a una mazza se non a soffrire durante gli allenamenti, ma effettivamente poi non c'è nessun beneficio da un punto di vista fisiologico. Ossia, queste maschere nascono con l'obiettivo di andare a simulare gli allenamenti ad alta quota, però effettivamente poi non simulate l'allenamento ad alta quota, perché a livello pressorio dell'aria non cambia assolutamente niente, ma cambia solo quanta aria andate a incamerare durante la vostra respirazione ed espirazione, no? Perché ci sono delle valvoline che possono rendere più o meno facile l'ingresso dell'aria, e quindi andate un po' in debito di ossigeno perché faticate di più a portare aria all'interno del vostro organismo. Quindi non simulano l'allenamento ad alta quota, e in effetti tutti gli studi che ho letto, nessuno di questi studi ha provato che c'erano dei benefici a livello del massimo consumo d'ossigeno, miglioramento delle capacità aerobiche o anaerobiche in generale, ma non stimolavano assolutamente come gli allenamenti ad alto quota la produzione di eritropoietine, quindi l'innalzamento dell'ematocrito, quindi la migliore ossigenazione dei globuli rossi. Quindi effettivamente non ci sono grandi modifiche con l'utilizzo di questa maschera, motivo per cui in realtà è più una moda dettata da chi ha creato questa maschera. Pagano determinati personaggi, pagano determinati atleti per utilizzarle, questi atleti si fanno vedere magari in un allenamento che hanno fatto con la maschera, ma poi non lo utilizzano più perché non ci sono dei vantaggi. Ma serve anche da stupido, secondo me, utilizzare una roba che ti fa soffrire come un cane nell'allenamento e non hai vantaggi. L'unico vantaggio potrebbe essere, si è visto, che potrebbero essere maggiormente rinforzati i muscoli deputati alla respirazione, ma comunque li potete andare a rinforzare con altre strategie d'allenamento. Diciamo che l'utilizzo di questa maschera altera un po' gli equilibri della respirazione tra l'ossigeno che entra e l'anidride carbonica che ne esce, quindi vi porta a iperventilare, e tutto questo vi porta ad avere dei stati di affaticamento più marcati, a sentire maggiormente la fatica. Ancora un caso che potrebbe essere utilizzata, mi viene da pensare, che ho notato che alcuni utilizzano gli sport da combattimento, in questo caso per andare a simulare dei momenti, delle competizioni, dei combattimenti in cui magari ci sono delle prese, magari siete a terra, avete difficoltà a respirare, allora questo simulerebbe questi momenti e abituerebbe gli atleti a gestire meglio questi momenti del combattimento. Può darsi che in questo caso potrebbe anche funzionare, ma per tutto il resto non ci sono grandi variazioni da un punto di vista fisiologico. Ho visto alcuni che lo utilizzano anche nel bodybuilding, assolutamente non serve a nulla. Quindi se volete fare un allenamento ad alta quota dovreste andare a passare magari qualche settimana in montagna, allora lì sì che si creano degli adattamenti fisiologici che vi fanno migliorare determinate qualità fisiologiche della vostra performance atletica, ed è così che fanno generalmente gli atleti che fanno gli sport di endurance. Spero che anche questo piccolo video, questa piccola pillola sia stato di vostro interesse. Continuate a seguirmi, e io lo so, ragazzi, quando mi fate qualche domanda su se un attrezzo serve o non serve, la mia risposta è quasi sempre: non serve a una mazza. Ma in questo caso era proprio vero, non serve a una mazza, quindi evitate, tenetevi quei soldini per voi. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!
Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!